Esercizio, c'è un'asta rigida di massa 50 grammi. Calcoliamo subito il suo peso, 0,050 kg per l'accelerazione di gravità, 0,49 N. Sappiamo che il peso possiamo immaginarlo concentrato tutto nel baricentro, cioè nel centro dell'asta. L'asta presenta 5 fori per parte distanziati 2 cm, ma noi chiameremo 2 cm U e lavoreremo con questa distanza U. Non useremo mai i centimetri. L'asta è vincolata, cioè fulcrata in questo punto, quindi nel penultimo foro, qui c'è il fulcro O. In pratica c'è un chiodo che blocca questo punto, quindi l'asta può ruotare intorno a questo centro di rotazione O. Poi in questo foro D c'è una forza Fd verso l'alto di 0,80 N. Le domande sono queste. La prima, che tipo, che genere di leva è questa? Primo, secondo o terzo genere? La seconda domanda è: dimostra che questa asta, questa leva, non è in equilibrio e calcola da che parte ruota, più precisamente in che senso ruota, cioè in senso orario o in senso antiorario e perché. La terza domanda è: quanto dovrebbe essere intensa la forza D affinché l'asta si trovi in equilibrio? La quarta domanda è questa: siccome l'asta non è in equilibrio, aggiungi un pesetto in un foro che va scelto opportunamente e calcola la massa di questo pesetto, quindi bisogna scegliere il foro e stabilire la massa di questo pesetto in modo da riportare in equilibrio l'asta. L'ultima domanda è calcolare e disegnare la forza vincolare. Cominciamo con la prima domanda: che genere di leva è? Per poter rispondere dobbiamo capire qual è la forza motrice e qual è la forza resistente. Di solito quando c'è la forza peso, la forza di gravità dell'asta, quella si prende come forza resistente, invece l'altra forza la facciamo noi dall'esterno e quindi è la forza motrice. Allora, siccome è la forza motrice ad essere compresa tra la forza resistente e il fulcro, questa è una leva di terzo genere ed è una leva sempre svantaggiosa perché il braccio della forza motrice, che è di due fori, 2U, è minore del braccio della forza resistente, che in questo esempio è 4U. Quindi la forza motrice deve esercitare una forza maggiore rispetto alla forza resistente perché ha un braccio più corto. La seconda domanda era dimostrare che l'asta non è in equilibrio e vedere da che parte, cioè in che senso ruota. Tipico errore degli studenti è guardare soltanto l'intensità delle forze. La forza D vorrebbe far ruotare l'asta in senso orario. Ricordiamo che qui c'è il chiodo, cioè il fulcro. Invece la forza G, la forza peso, vorrebbe tirare giù l'asta e farla ruotare in senso antiorario. Allora di solito gli studenti guardano soltanto le forze e dicono: siccome questa forza è più intensa di questa, allora vince lei e quindi l'asta ruoterà in senso orario. Sbagliatissimo. Perché per stabilire da che parte ruota l'asta non bisogna guardare le forze, ma bisogna calcolare i momenti torcenti. Infatti sono i momenti torcenti a determinare le rotazioni, perché il momento torcente è una misura di quanto una forza è efficace nel produrre rotazioni. Quindi può darsi benissimo che la forza più intensa delle due, in questo caso Fd, sia meno efficace dell'altra per produrre rotazioni, e infatti sarà proprio così. Quindi non è detto che se una forza è più intensa di un'altra ha un momento torcente maggiore, cioè produrrà una rotazione maggiore dell'altra. In altre parole, a volte le forze più deboli sono quelle più efficaci per produrre rotazioni. Adesso vediamo infatti il calcolo dei momenti torcenti. Ricordiamo che ogni forza esercita il suo momento torcente. Qui le forze sono tre, sembrano due, ma c'è anche la forza vincolare, che la fa il chiodo, cioè il fulcro, non sappiamo quanto vale, però c'è. Quindi abbiamo tre forze, abbiamo tre momenti torcenti. Sono il momento torcente della forza D, il momento torcente della forza peso e il momento torcente della forza vincolare. Quest'ultimo è il più facile di tutti perché quando lo andiamo a calcolare forza per braccio viene sempre 0, anche se non conosciamo la forza vincolare, quanto vale, però sappiamo che il braccio della forza vincolare è sempre 0. Perché i bracci si misurano sempre a partire dal fulcro e la forza vincolare è applicata proprio nel fulcro, quindi non ha mai braccio.
Dunque, in pratica, i momenti torcenti sono soltanto due, le forze sono tre, ma i momenti torcenti in pratica sono solo due, quello di D e quello di G. Calcoliamoli, forza per braccio di D e forza per braccio di G. 0,80 N per 2U, 2U è il braccio della forza D che dista 2 fori dal fulcro. Invece il braccio della forza peso, FG, è 4U, perché sono 4 fori dal fulcro. Perciò forza di gravità 0,49 N per 4U e otteniamo questi due valori di momenti torcenti, 1,60 N per U, 1,96 N per U. Questi sono i moduli dei momenti torcenti, cioè i valori assoluti, ma noi sappiamo che i momenti torcenti sono dei vettori che entrano o escono dal foglio. Siccome la forza D vuol far ruotare in senso orario, allora il suo momento torcente, MD, è un vettore che entra nel foglio e quindi lo vediamo da dietro. È una freccia vista da dietro, quindi vediamo la X. Questo è il momento torcente della forza D, 1,60 N per U che entra nel foglio. Invece il momento torcente della forza di gravità esce dal foglio perché cerca di far ruotare l'asta in senso antiorario e, utilizzando la prima regola della mano destra, che è come la regola del cacciavite e la regola del tappo della bottiglia. Allora si trova che il tappo della bottiglia o il cacciavite, se noi lo ruotiamo in senso antiorario, la vite esce e il tappo della bottiglia pure. E la prima regola della mano destra dice che se noi mettiamo le dita della mano a girare in senso antiorario, il pollice viene verso di noi. Il pollice è il momento torcente. Quindi abbiamo un momento torcente che esce dal foglio e per convenzione potremmo anche assegnare dei segni. I momenti torcenti che escono verso di noi hanno segno positivo, i momenti torcenti che entrano nel foglio hanno segno negativo. Io in questo esercizio non ho utilizzato la convenzione sui segni, ho utilizzato invece soltanto i moduli e siccome il modulo di questo momento torcente, 1,96 N U, è maggiore del modulo dell'altro momento torcente, allora vince il momento torcente della forza di gravità. Questo vuol dire che la forza di gravità, pur essendo più debole della forza D, si impone, cioè impone la sua rotazione perché ha un momento torcente più grande dell'altro. Quindi l'asta ruota in senso antiorario, anche se la forza G è più debole della forza D. Quindi ripetiamo che non bisogna guardare quale forza vince, quale è più intensa, bisogna guardare i momenti torcenti, bisogna vedere quale momento torcente vince, vince Mg. E il motivo è anche intuitivo, perché è vero che la forza Fg è più debole, ma è applicata più lontana, quindi ha un braccio maggiore. In particolare ha un braccio doppio, 4U, rispetto al braccio della forza D, 2U soli. Allora, da qui possiamo anche rispondere alla domanda successiva: quale dovrebbe essere la forza D affinché l'asta stia in equilibrio senza ruotare in senso antiorario? Ci si arriva intuitivamente perché la forza D, essendo applicata con un braccio metà dell'altra forza, allora deve essere il doppio più intensa per avere l'equilibrio. Cioè la forza D deve essere intensa il doppio della forza G, perché rispetto alla forza G agisce con un braccio metà. Quindi la forza D deve essere il doppio di 0,49 N, quindi deve essere 0,98 N. Se la forza D fosse 0,98 N, l'asta starebbe in equilibrio, invece è meno di 0,98 N. Ecco perché l'asta ruota come vuole la forza di gravità, perché la forza D è troppo debole. Comunque la forza D non la cambiamo, la lasciamo 0,80 N, quindi l'asta ruota, se noi la lasciamo libera, ruota in senso antiorario. Passiamo quindi alla domanda successiva che chiede di inserire un pesetto in modo che l'asta stia in equilibrio e non ruoti più in senso antiorario. Capiamo subito che se il pesetto lo mettiamo a sinistra del fulcro, l'asta ruoterà ancora di più in senso antiorario. Quindi bisognerà metterla, il pesetto a destra del fulcro, dove è rimasto libero, disponibile soltanto un foro. Quindi sicuramente il pesetto va messo nell'ultimo foro a destra. Chiamiamolo il punto P. Il pesetto cercherà di far ruotare l'asta in senso orario, cioè se fosse per lui,
cioè se esistesse solo lui e non esistessero le altre forze, farebbe ruotare l'asta in senso orario. Quindi il suo momento torcente, MP, è un vettore che entra nel foglio, come entrava nel foglio il momento torcente di D, proprio perché il pesetto cerca di far ruotare l'asta in senso orario. E questo non sorprende, perché il pesetto ce lo mettiamo apposta perché deve aiutare il momento torcente di D, che perdeva 1,60 N per U rispetto al momento torcente di G. Quindi siccome il momento D perdeva, dobbiamo aiutarlo e mettiamo il pesetto apposta per aiutarlo. Infatti il pesetto ha lo stesso verso, quindi un vettore che entra nel foglio, il momento torcente del pesetto ha lo stesso verso del momento torcente D. Questo momento torcente serve proprio ad aiutare l'altro che era più debole. E con quanto lo deve aiutare? Lo deve aiutare con quello che mancava a MD per pareggiare MG. Mancava 0,36 N U. Questi 0,36 N U lo deve mettere il pesetto. Il calcolo in pratica è una sottrazione, MG meno MD. Quindi il momento torcente che deve dare il pesetto è la sottrazione di questi due, 1,96 meno 1,60 N U, e infatti fa 0,36 N U. Ora che sappiamo quanto deve valere questo momento torcente, sappiamo però anche che il momento torcente è forza per braccio, FP, la forza del pesetto, per il braccio che è un foro, quindi una U. E la nostra incognita era quanto pesava questo pesetto, quindi con la formula inversa troviamo quanto pesa il pesetto, FP uguale 0,36 N U diviso BP, cioè diviso U, e otteniamo questo valore, 0,36 N è il peso di questo pesetto FP. A questo punto è facile passare alla massa, basta dividere il peso per l'accelerazione di gravità e troviamo 0,037 kg, cioè 37 grammi. Quindi il pesetto deve avere una massa di 37 grammi. Infine, l'ultima domanda è la forza vincolare da applicarsi nel fulcro. Sappiamo che la forza vincolare è quella forza che serve ad annullare tutte le altre forze, cioè ad assicurare che la forza totale di tutte le forze sia zero. La forza vincolare è la quarta forza, perché abbiamo già queste tre, che sono 0,80 N in alto, la FD, e in basso abbiamo 0,49 e 0,36 N, il pesetto e il peso dell'asta. Quindi complessivamente in basso abbiamo la somma di queste due, 0,85 N, in alto soltanto 0,80 N, quindi la forza totale non è 0, allora interviene la forza vincolare e ci mette 0,05 N in modo tale che il totale sia 0. Il totale è 0 perché infatti adesso abbiamo 0,80 e 0,005, quindi 0,85 N in alto, 0,85 N in basso. Forza totale uguale a 0. Se per convenzione assegniamo il segno positivo alle forze che vanno in alto e negativo alle forze che vanno in basso, infatti la forza totale è 0 perché abbiamo 0,80 N con il più, 0,05 N con il più, meno questa, meno quest'altra che vanno in basso, totale è 0. Ma anche il momento torcente totale è 0. Infatti abbiamo in uscita dal foglio un vettore che viene verso di noi, 1,96 N U. In entrata nel foglio, questi due vettori, questi due momenti torcenti, da 1,60 e 0,36, che messi insieme fanno 1,96 anche loro, 1,96 N U. Quindi 1,96 N U a entrare, 1,96 N U a uscire. Se per convenzione, come dicevamo all'inizio, assegniamo ai vettori che entrano il segno meno, al vettore che esce il segno più, abbiamo in uscita 1,96 N U con il segno più e in entrata meno 1,60 e meno 0,36 N U, e vediamo che la somma è 0. Quindi sono 0 sia la forza totale che il momento torcente totale. Questo ci dice che l'asta non trasla perché la forza totale è 0 e quindi il baricentro non va né su né giù. Quando diciamo l'asta non trasla intendiamo il suo baricentro. Il baricentro non va né su né giù. E inoltre il momento torcente totale è 0, questo vuol dire che l'asta non ruota,
che vuol dire non ruota intorno al fulcro, cioè non ruota né in senso orario né in senso antiorario. Perciò l'asta non trasla, non ruota, sta in equilibrio.